Gioca al contenuto. Ah, ecco qua, selva oscura. Folle. Dante, abbiamo sbloccato Dante Crociato. Utilizziamo Dante Crociato. Del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. State calmi, oh. Grazie mille Ben Ben per altri 2000 Necronium versati per l'abilità Devasto Far Rage. Si è buggato il video, raga. Sei proprio tu. Cosa accade? Purtroppo il video si è buggato. Ogni tanto capita. Devi affrettarti. Beatrice, non temere. Sto tornando per te. Dovremmo temere solo ciò che ha il potere di ferirci. Così son fatta per grazia di te. Coraggio, Dante. La luna diffonde i suoi raggi da nord, dirigiti verso est poiché la lonza maculata sbarra tutte le altre strade. Oh, l'ho capito. A est, cazzo, est è qua.
Ma non era est quella. Cioè, ma paese, chi se è ovest? Continuiamo ad andare per di qui. Ah beh, dai, dobbiamo seguire lui, no? Quindi, in certo senso. Le sto provando tutte, lui è andato di lì, ora vado a questo lato. Vabbè. Lui è andato dritto. Ma sono andato da questo lato. Lui tira dritto. Minchia, stavolta cambia strada. Ma non, cioè, lui cambia sempre via. Una volta va a destra, una volta va a sinistra. Credo che da dove arrivino i raggi del sole indica il nord. Ciao Abby Rico, benvenuto. Ah, quindi se questo è il nord, dirigi da est. E qui. Ma mi riporto sempre qui. Quindi se è il nord. Sto diventando matto. Come stai? Lui tira dritto, raga. E le vie le ho provate tutte, quindi non riesco a capire perché. Essa sta a destra rispetto al sole. Ho capito, ma se vado qui non succede nulla. Ritorno nella posizione a destra rispetto al sole. Se il sole, a parte che è la luna, e anche se ho fatto lì, allora, arrivo qua dentro, ok. La paradia, oh, non becco più. Ok, se i raggi arrivano da questa posizione, est significa tornare indietro. Ok, allora non l'ho fatte tutte, Rico. Quindi questa sarebbe sud, nord, est e tornare indietro, ovest e qui. E ritorno di nuovo. Come vedi, è cambiato. I raggi della luna sono cambiati. Adesso la luna, i raggi arrivano qui. Torniamo da questo lato. L'ambiente è cambiato, raga. Perché non c'è più il ramo dell'inizio. Vai però, minchia. Ok. Est. Ma come a cazzo? Maledetta lonza di merda. Ma te hai riscattato, diventa VIP del canale.
Grazie mille, Matteo. Quindi nominerò Ben Ben primo VIP di questo mese del canale. Allora, io provo a tornare proprio indietro, indietro. Allora, questo è l'ingresso, ragazzi. Questo lato abbiamo capito che andiamo avanti e non c'è il ramo. Oh, i raggi arrivano qui, quindi è questo è sud, est e ovest, quindi est. Come vedi cambiano le direzioni. Allora, guarda. Questo è nord. Era l'ovest. Scusami, adesso io aspetto te. Allora, dove sarebbe l'est? Se il raggio arriva da nord e quindi questo è sud, dove sto guardando adesso? Est? No. Questo è est. Se guardo la luna, destra, quindi devo andare da questo lato, no? Devo andare qua davanti. Aspetto conferma di Enrico. Oh, andiamo. Non cambio un cazzo. Ok, se sono di nuovo in questa posizione a guardare la luna, est torna a essere quella di fronte. Sei uno dei più educati, poi non credo che colui che contribuisce di più per la presentazione ne resti fuori. In questo caso dovrebbe essere, anche perché se sbagli strada torni alla statua della Lonza. Ma quindi sto andando avanti? Quindi a fare un minimo cambio di location, no? A me sembra che torniamo sempre allo stesso punto. Sono andato avanti. Grazie, grazie! Minchia, questi video sono buggati, raga. È chiamata Lucia. Cercala nel tuo prossimo viaggio. Chi è costei? Santa Lucia di Permanente Siena. no, non esiste Mi chiese permanente. sue domande. Se raggiungiamo però i 20.000 punti tanto nella raccolta si doneranno due VIP, quindi la potresti pietà. essere fortunato, Rico. Allora perché tanta viltà nel tuo cuore? Poscia che tali beate ti vengano dai cieli. Che nuovo questo. Madonna, mi schnazza. Condanna. Spacchettolo. No, mia, io le zoccole le odio. Ah! Enrico Matteo ha partecipato tempo fa, tanto tempo fa, nel mese di maggio del 2020,
a chi vuole essere necroniano. No, ho sbagliato, preso. Ma vado con per là. Ha vinto Hendrix, che anche lui non viene live da una vita. Dai, l'ha presa. Ma mi sa che questo scontro è infinito, raga, perché sto vedendo che c'è una leva. Mi sa che devo ruotare la fiera. No, liberati, liberati, liberati. Speriamo che coloro che non venivano da una vita diventino costanti. Magari, magari. Tra 370 iscritti quasi, mi farebbe piacere vederli più spesso. Fatti bastare un paio di volte l'anno, perché sei monello. La luna diffonde i suoi raggi da nord, dirigi da ovest per scampare alle voracità insaziabili del leone. Quindi se la luna i raggi diffonde i suoi raggi da nord e devo andare a ovest, devo andare a destra. Mo non ti aiuto. Nord, sud,
Est, ovest. Devo andare a ovest. Oh. Sto stronzo che sembra fare. Poi senza salute, cazzo. Qua da dove cazzo arriva la luce della luna? Manco c'è la luce della luna qua. Ma c'è una statua nuova! Lato non puoi spingere. Questo perché da piccolo non hai voluto fare lo scout insieme. Ma i punti cardinali li conosco. È qua che ma ti si vede. Ma no, addirittura. Ah, aspetta, sono andato avanti. C'è la lupa qua. Alla fine ci sono arrivato, vedi? Brutti. Oh minchia, vado avanti. No, mi è arrivata una pacchiata in faccia. Chiamalo, chiamalo, fallo venire. Ancora mi dovete le sub voi due. Quello che me l'aveva promessa la sub. Tu che sei, me l'hai sempre negato che sei un pezzo di merda. Matteo, stai attento a Rico perché è un pezzo di merda, eh. Però non è un troll, è un pezzo di merda, però è un... Poi se l'ho diventato non lo so. Vedi, vedi, guarda che faccio. Spera, ma capisci qualcosa, spera. Cerca la luna per svelare l'assassino. Intercettalo. Cerca la luna per svelare l'assassino. Proviamo. Ciao Checco, benvenuto. Quindi magari mi spunta davanti. Minchia. Chi sei tu? Grande Rico! Era mia moglie! Mezz'ora! Oddio! Come stai, Checco? Ma sti film di tinte sembra mia. Sembra. Vomita, vomita di brutto.
subito. Dai, ti do il VIP per un mese. Ci sono i comandi vocali comunque, Rico. E li ricordo anche gli altri. Quando potete utilizzarli. No, non mi devi insultare. Semplicemente puoi utilizzare i comandi vocali. C'è una lista. Scrivi punto esclamativo CMD e c'è una lista dove ti puoi sbizzarrire. No, senza spazio. Una fase molto concitata che si è sentita poco. Effettivamente in altre aree del gioco o con altri giochi si sentono più forti. Hadouken! Bastardo. No! Attirato dalla patata. Ma per morire tu quando cazzo di c'hai bisogno. Sempre loro, sempre ste male femmine rimangono. Come una catapulta! Ok, si è aperta una via. Una. Non mi dire che è finito già. D'ora in poi, uno solo sarà il nostro desiderio. Qualsiasi cosa accada, mia amata, resteremo insieme. Mi sa che si è finito, ragazzi. Stavolta si è finito. Si è finito. Stavolta abbiamo completato tutto, danno inferno. Abbiamo fatto pure la serva oscura. Grazie al grandi consigli di Ben Ben e di, soprattutto di Rico. Rimanevo lì, raga. Questi erano i contenuti speciali che mettevano nei giochi a pagamento nel lontano 2010. C'è da sottonto questo, servo oscuro. C'è più niente. Porta dell'inferno, abbiamo visto che comunque è una sorta di speedrun. Nicron, il gioco è finito. I dev, tranquillo, abbiamo ancora dei contenuti speciali. Non credo. Ci sono, ce ne sono tanti. Cioè, tutti i Dante ci sono qua, vedi. La cronistoria di Dante, cioè. Completa il paradiso, contrae la malaria durante il viaggio di ritorno da una missione diplomatica a Venezia, muore a Ravenna il 13 o il 14 settembre. Vabbè ragazzi, Dante Inferno, l'abbiamo finito. Comunque benvenuto sempre, cerca di venire più spesso, Rico, e anche tutti gli altri stronzoni. Chi hanno i Necronium, ragazzi, vi consiglio di spenderli per completare la raccolta regalo un vape. E poi abbiamo abita la modalità Devasto Far Rage, che dobbiamo attivarla. Ora mancano Purgatorio e Paradiso, sei solo a un terzo. Ma non l'hanno fatto mai, Dante's Purgatorio.
e Dante Inferno, Danne Pesci Pesci. Grazie mille, Checco. Se il trailer del gioco, dove siamo stati per tutto. Quanti mesi che porto Dante Inferno e non l'avevo ancora finito? No, pezzo di merda. Tutto il percorso che abbiamo sviluppato insieme. Davvero lungo, ragazzi, 9 ore è durato. Certo, io l'ho fatto praticamente in 6 mesi. Perché ho fatto decine e decine di altri giochi. No, però devo dire è un gioco molto ben fatto, mi è piaciuto tantissimo. La via Beatrice non sappiamo che fine ha fatto, cioè è stata salvata in paradiso anche noi. Mamma mia. Un bel riepilogo ho fatto del gioco. Effettivamente ricordo tante parti difficili che abbiamo superato insieme.